Salve ragazzi e bentornati nella Nuzlocke Challenge a Pokémon Nero 2. Ed eccoci qui, ritornati alla Via Vittoria. Possiamo definirla così perché siamo ormai arrivati. Comunque sia, ho parecchie cose da spiegarvi. Allora, partiamo dal fatto che il cancellone si sta aprendo. Si stanno aprendo le porte verso la Via Vittoria. Aspettiamo questo passo majestico e poi parliamo. Ok. Bene, ci siamo. Le mura sono andate via e noi abbiamo il libero accesso alla Via Vittoria. Ok. Le cose che ho da dirvi sono... non molte, ma è abbastanza complicato da spiegare. Allora, i Pokémon che ho nel box non sono capaci... cioè non sono capaci di usare certe MN, ovvero MN Surf e MN Cascata, che ci è stata consegnata da N nel precedente episodio. Quindi cosa ho fatto? Drake, lì per lì, diciamo che sapeva soltanto usare Surf, ma non Cascata. Quindi Cascata non può impararla. E allora cosa ho fatto? Purtroppo non c'è via di scampo su ciò. Quindi sono andato in giro nell'erba e ho beccato questo Blastoise, che è stato rinominato da me Stoise. Allora, questo Blastoise è uno scarico effettivo di MN. Non verrà assolutamente utilizzato da me in battaglie per correttezza, per pura correttezza, perché ragazzi non ho via di scampo, cioè nel senso non posso fare a prendere MN ai Pokémon che ho catturato durante l'avventura, quindi io non potrei andare avanti in nessun modo e quindi l'unica via di scampo è questa: catturare un Pokémon che sappia usare tutte le MN ma non da utilizzare in battaglia. Fine delle spiegazioni. Allora, welcome to Via Vittoria. Allora, repellente attivo. Dovremmo semplicemente andare in giro a battere questa gente qui. E vi preannuncio che farò molti tagli. Questo qui, ad esempio, di questo fantallenatore, ad esempio, taglierò la battaglia e ci rivedremo tra poco. Ok ragazzi, dopo aver battuto il fantallenatore che possedeva un Ralts e un Gallade, potremmo semplicemente andare avanti. Ecco, vedete, no? Qui c'è la prima pietrozza che si dovrebbe spostare con forza, che io ho tra l'altro, che ha sempre Blastoise, quindi mi sono portato proprio in tutti gli effetti uno scaricatore di MN. Mamma mia. Cioè poi ho beccato proprio Blastoise così al primo colpo, ho detto wow, fuck yeah. Bene, direi che ci siamo. Oh, abbiamo un'altra allenatrice. Questa qui dovrebbe essere una psiche, quindi ritorniamo sempre tra poco. Ok, allora proseguiamo il nostro viaggio. Da questa parte troveremo una scalinata che saliremo. Bene, bene, bene. Di qua abbiamo... allora, siamo alla Via Vittoria. E volendo potrei anche catturare un Pokémon selvatico. Sì. Quindi non lo so. Intanto però c'ho il repellente attivo e non è cosa che farò adesso. Troviamo un repellente max che può anche servire. Sì. Qui abbiamo il solito dottore che magari ci curerà il team. E un fantallenatore che è riuscito a beccarmi in lontananza. A me non basta stare con i Pokémon, voglio vincere. E sia sta sfida. E sia. Ovviamente non le taglierò tutte. Vi farò anche vedere. Mi sembra più che giusto. Allora. Togetic. Salve. Entra in campo Dogfire, che poco fa voleva prendere marchi a fuoco. Però ho preferito non fargliela prendere perché ha delle mosse di gran lunga più potenti. Sì. Intanto questo Togetic ci associa e diciamo che sotto certi aspetti m'ha inculato. Allora niente, sostituiamo e mettiamo Crow,
Ciao Crow, entra in campo Crow. Comunque sia, Dogfire of Rentei sta crescendo abbastanza, dai. Sta al 57 ed è un buon livello. Usiamo volo? Aia, aia, aia. Ma beccato. Fuoco bomba su Crow. Che fa parecchio danno, mannaggia a te che c'hai Sosia. Vabbè. Spero faccia parecchio danno, comunque sia volo. Dai, su. Sbam. Ok? Ok? No! Volevo che andasse KO. Usiamo urto oscuro. Vabbè, fuoco bomba non dovrebbe... Cioè, con questo fuoco bomba non dovrebbe andare KO. Esatto. Però mi sono cagato in mano per un attimo. Io non riesco a vivere con questi brutti colpi. 4 PS, ragazzi. 4 PS. Ok. Prossimo Pokémon Firo. Sostituiamo di corsa, tipo. E mettiamo in campo... Dogfire, sì. Ci alterniamo, cioè. Vai. Eccoci qua. Firo entra in campo. Penso sia il suo ultimo Pokémon. Con Piroturbina. What the fuck? Spara fuoco. Siamo molto più veloci qui. Meno male. Ok. Spara fuoco su Firo. Attenzione, parecchi danni e riusciamo a bruciarlo. Ottimo. Ottimo comunque. Aia. Cos'è? Era attacco. Vabbè, penso proprio che non ci arriverà. Calcio ardente. E sbam. Via Firo. Ciao. Ok, dovrei aver finito. Sì, abbiamo vinto la sfida su Suguru Fantallenatore. I tuoi genitori non ti volevano bene per questo soprannome, no? No, decisamente. Per questo nome, non soprannome. Era molto meglio. Allora, pozione max su Crow, perché sta messo malissimo. Quindi, passiamo da questa parte qui ed entriamo in una seconda metà della via vittoria. Allora un attimo, io non mi voglio far beccare da... Va bene, sarà una lotta in doppio, quindi ve la risparmierò prima per evitare tutto questo, come dire, per risparmiare minuti e farvi vedere molte più cose e anche di uscire molto più in fretta dalla via vittoria. Quindi niente, a tra poco. Va bene ragazzi, siamo riusciti a vincere anche quest'altra sfida. Adesso, fatemi passare, Non resterà altro che... Oddio, ho riattivato il repellente. Perché? Dovremmo andare da questa parte. Usare forza. Opla. E passare di qua. Esatto. Poi bisognerà salire di qua per tutte quante queste scale. Ci becchiamo un Elisir Max. Ottimo pure. Siamo quasi per finire, tra l'altro. Dovrei aver finito. Oh, da quella parte c'è Zoroark. Quella lì sarebbe tra l'altro l'entrata della nave. Cioè dove, sì, la nave. Del rifugio di N. Troviamo un Bichur normale. Comunque ragazzi, se state vedendo che magari qualche allenatore cerco di evitarlo, skipparlo, lasciarlo perdere, non è perché non c'ho voglia di batterli, non voglio avere allenatori tra i piedi. Cioè, può darsi che in questo caso possa essere così, perché abbiamo poco tempo a disposizione e quindi voglio, come dire, fare molte più cose in un episodio più che perdere tempo in giro a battere allenatori.
Ma anche perché il team sta abbastanza allenato, diciamocelo. Vuoi davvero provare a sfidarmi? Con i Pokémon Lotto sul serio? L'importante è che tu non ci faccia altro con i Pokémon. Ok, Charcoal. Abbiamo Dogfire. Dai, su. Ma allora i PP stanno finendo. Cosa devo usare? Cosa? Sparafuoco. Charcoal c'ha pure una difesa alta. Appunto. Ecco perché vi dicevo che c'ha una difesa alta. Charcoal dei miei stivali. Allora un attimo. Ditemi che ho qualcosa per contrastarlo. Non ho niente. Mettiamo Crow. Che Crow poi tra l'altro è quello più forte, non lo so. Era uno dei Pokémon. No! Levitorocce, ok, fortunatamente. Stavo dicendo, Crow era uno dei Pokémon più rimpiazzati del mio team ed è divenuto tipo una bestia assoluta. Molto forte comunque. Con Urto Scuro diminuiamo la precisione di Charcoal. Un ultimo Urto Scuro e lo mandiamo KO. Dai, su. Via Charcoal. Allora, stiamo a vedere un po' l'ultimo Pokémon che possiede. Caro la Fanta Allenatrice, che è combi, quindi lasciamo Crow, che prevale sul tipo. Vai con Perfobecco. Bene. Vinciamo sulla Fanta Allenatrice. E possiamo passare avanti tranquillamente. Bene. Ragazzi, abbiamo finito. La Lega Pokémon si trova qui. Teoricamente avremmo da battere questi. Non mi ricordo la categoria degli allenatori. Comunque ci sono 4 allenatori per messi a schiera. E quindi niente, noi salveremo qui, concluderemo l'episodio qui. Ci saluteremo qui. Perché niente, magari li sfiderò in off camera e poi passerò tranquillamente alla Lega Pokémon. Quindi ragazzi, siamo arrivati alla Lega Pokémon. Dal prossimo episodio andremo a battere i Super 4, 2 alla volta credo. Vi farò sapere. E niente, noi ci si vede col prossimo episodio. Vi ricordo di lasciare un bel like e un commento sotto per dirmi la vostra. E niente, ciao a tutti.